L'Aquila Calcio agguanta un pareggio 3-3 contro la Vastese con la certezza dei play-off matematici già dalla scorsa giornata. La prima dei play-off sarà fuori casa a Matelica. Un pareggio tutto grinta da parte dei rossoblù che hanno riaddrizzato il risultato in una gara in cui la squadra di mister Colavitto era partita decisamente meglio. Al terzo minuto De Julis manda fuori di poco il suo colpo di testa, al quarto Padovani scheggia la traversa, ma al decimo sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Tedesco. Angolo battuto da Fiore, palla svirgolata al centro dell'area, la difesa aquilana pasticcia, il giocatore della Vastese è bravo a metterla in rete. Al tredicesimo è l'ex di turno Stivaletta a mettersi in luce, Farroni si salva col ginocchio. Al sedicesimo arriva però il raddoppio ospite, proprio con Stivaletta, gran tiro dal vertice alto che trafigge Farroni. Pochi minuti dopo, al ventesimo, cross dalla destra di Cafiero, Boldrini accorcia le distanze, è 1-2. Al 35esimo il tiro a volo di Rucci termina di poco sopra l'incrocio dei pali, mentre al 38esimo Stivaletta dal limite impegna Farroni che si salva in angolo. Al 41esimo palo clamoroso di Fiori, servito da Leonetti, preludio al gol ospite, il terzo, con Leonetti che fa tutto da solo e punisce Farroni. Nella ripresa l'Aquila entra in campo con un piglio diverso e si vede, e il primo dei rossoblù a provarci è dopo un minuto Cafiero dal limite, Camerlengo para in due tempi. Al quarto però arriva il 2-3, Rucci serve Padovani che davanti la porta non perdona. Sostituzioni poi da entrambe le parti e ancora occasioni in un derby sicuramente avvincente e bello da vedere. Al 23esimo l'Aquila acciuffa il pari con Esposito, angolo battuto da Boldrini, torre di Cafiero e tocco finale del difensore aquilano. Sul finale l'Aquila qualche pericolo lo corre, al 43esimo palo di Lucciarini e subito dopo cross di Pizzutelli per Leonetti che di testa manda al lato di poco. Mister Battistini elogia il suo gruppo e il suo staff, con il quale si presenta in sala stampa. Questione societaria da vedere. Per la Vastese invece un campionato a due facce. I ragazzi hanno avuto una reazione nel secondo tempo eccezionale, come sempre. E sapevo che sarebbe stata una partita così dall'inizio settimana, che spiegavo che sicuramente la Vastese non voleva perdere la terza partita, che sicuramente la Vastese ha nel reparto di centrocampo, reparto avanzato, dei giocatori di straordinaria qualità, ha fatto un paio di gol che si vedono difficilmente anche in categorie superiori, e non era facile rimetterla in sesto, però con la voglia di fare, con grinta e determinazione, abbiamo pareggiato, abbiamo rischiato di vincere ma anche di perderla, quindi credo alla fine il pareggio sia il risultato più giusto e sia stata una partita di calcio molto bella, piacevole per chi è voluto venire a vederla, per chi ci ha sostenuto, i pochi tra virgolette, perché sono comunque tanti, persone che apprezziamo tanto, che ci hanno sostenuto durante l'anno. Ci spiace per chi non ci ha voluto sostenere per una questione di principi, perché credo che se c'era una squadra che negli ultimi anni ha meritato tanto sia stata questa qua, che gestisco da un anno e mezzo, ed è un peccato.